Siamo felicissimi e onoratissimi di ospitare qui a Patù Pino Aprile in una cornice in cui che gli è familiare perché ha già presentato un suo libro qui negli anni scorsi, e siamo felicissimi che anche questa volta sia a dialogare con lui Angelo Donno, scrittore e sociologo, e lo ringraziamo per il messaggio che contiene questo suo libro in particolare, perché la crisi che ci siamo lasciati alle spalle in parte e che stiamo vivendo oggi ha avuto una valenza di una lezione nel duplice senso di lezione che il termine lezione può avere, cioè da un lato un ammonimento, una punizione per un certo sistema economico e sociale, dall'altro è una lezione nel senso di occasione, un'occasione che soprattutto il Sud può e deve cogliere e da cui dobbiamo e possiamo ricominciare. Quindi lo ringraziamo per questo messaggio che oggi ci darà a noi come cittadini del Sud, e siamo felicissimi di ospitarlo qui. Cedo la parola al sindaco Gabriele Paterusso, che ringrazio per il sostegno che continuamente il Comune di Patù dà alle iniziative culturali organizzate con la collaborazione dei presidi del libro, e vi auguro una buona serata. Grazie. Buonasera a tutti. L'incontro di questa sera con Pino Aprile e con tutti quanti voi nasce qualche settimana fa, poche settimane fa, all'inizio di luglio, da uno scambio di messaggi su WhatsApp con Daniele Quarta, che dopo il suo ennesimo invito rivoltomi a prendere parte alle iniziative del movimento Equità Territoriale che si svolgono da qualche mese a questa parte in diverse parti d'Italia e a diverse centinaia di chilometri di distanza da Patù, disse a Daniele: tagliamo corto, diciamo, venite voi a Patù. È così, e da quella quasi battuta, diciamo, è nato l'incontro di questa sera. Quindi io, oltre naturalmente a unirmi ai ringraziamenti fatti da Mario Carparelli a Pino Aprile per aver accettato l'invito di questa sera, che la sua presenza qui stasera ci rende onore, ringrazio anche Daniele perché è grazie, diciamo, al suo interessamento, al suo impegno, che appunto noi questa sera qui a Patù abbiamo questo onore. In realtà non diamo il benvenuto a Pino Aprile diamo il bentornato a Patù, perché se non sbaglio era il 26 luglio del 2015 quando, nell'ambito della prima rassegna letteraria che come amministrazione abbiamo voluto organizzare qui all'interno del Palazzo Romano con il titolo La Luna dei Borboni, Pino accettò l'invito a venire a presentare il suo libro che era stato da poco pubblicato, Terroni International. E anche quella sera, insieme a lui, a dialogare con lui, a stimolare riflessioni e approfondimenti, c'era Angelo Donno, che ringraziamo per essere con noi stasera, anche stasera. E a sua volta, se non sbaglio, dopo un po' di tempo presentammo anche il tuo libro, Chiudemmo la rassegna, con la presentazione dell'Ultimo Re, che abbiamo letto tutti un fiato e che, diciamo, è stato veramente interessante. E quindi, che dire, sono passati 5 anni da allora e i temi che affrontammo allora sono, ai noi, rimasti di attualità, e quindi ne parleremo e ne parleranno stasera. Cosa c'è di novità rispetto ad allora? È che le riflessioni, gli stimoli che Pino Aprile ha dato in tutti questi anni nelle sue pubblicazioni e nei suoi interventi hanno avuto uno sbocco, non lo so, che vogliamo considerare naturale, auspicato, non lo so, nella nascita di un movimento chiamato Equità Territoriale, un movimento politico che si sta proponendo da qualche mese a questa parte sulla scena. Un movimento naturalmente a cui tutti, credo, al di là, diciamo, seppur con le proprie appartenenze politiche, guardiamo con curiosità, con interesse e con attenzione, augurandoci che il fermento che si sta creando intorno a queste tematiche
possa diciamo, produrre sviluppi positivi per il nostro territorio. Grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie al sindaco, io direi di entrare subito nel merito della discussione del libro che presentiamo oggi e quindi do la parola ad Angelo Donno. Grazie, io vi ringrazio molto, ringrazio Mario per avermi coinvolto ancora una volta, per avermi dato l'opportunità di rincontrare Pino ancora una volta. Sono affezionato a questo luogo perché in qualche modo l'ultimo re fu la prima in assoluto, la facemmo qui, la prima della mia città, quindi, e siccome c'era Luigina Paradiso che insisteva fra l'altro quel giorno quando presentammo Pino Aprile, questo è una, diciamo, un aneddoto che non conosce nessuno. Ero a casa, erano le 6:30, 7, mi arriva la telefonata di Luigina. Ha detto, ma tu so che segui Pino Aprile? Ho detto sì. Hai detto Terrone International? Ho detto sì, un paio di mesi fa. Vestiti e vieni subito perché devi presentarlo, perché il relatore non c'era, stava male. Per cui mi feci una mezz'ora di strada cercando di riordinare in qualche modo l'idea, però fu una serata interessantissima. Quindi ringrazio oltre a Mario anche Pino personalmente, perché poi mi ha regalato la fascetta della seconda edizione dell'Ultimo Re, che io ho apprezzato moltissimo ed è stato un regalo davvero, davvero graditissimo. Cercherò di non rubare molto tempo perché ovviamente diciamo, il feeling è chiaro, quello di ascoltare Pino, lo percepisco tutto, quindi cercherò di essere il più breve possibile e cercare di fare solo alcune considerazioni. Io penso che al di là delle mie personali ringraziamenti nei confronti di Pino, noi tutti quanti salentini meridionali gli dobbiamo molto, perché lui è riuscito in un'operazione nella quale non è riuscito nessuno, cioè di aprire un varco non solo letterario ma proprio culturale su un tema rispetto al quale molti di noi non sapevano. Chi sapeva comunque sapeva poco, chi sapeva molto aveva quasi paura di parlare di fronte ad alcuni argomenti, no? E c'è la condizione meridionale, il sorgimento, eccetera, eccetera. Io, tra l'altro, quando è uscito L'Ultimo Re, nonostante tutto fossero passati anni, perché da Terroni, infatti, Terroni pare del 2010 o 2011, più o meno. 2010. Nonostante fossero passati un po' di anni, devo dire la verità che quando ho iniziato a fare la presentazione un po' di timore l'avevo, perché trattare alcuni argomenti abbastanza forti e dava questa preoccupazione. Invece ho trovato sempre, non solo a grande ascolto, ma a grande entusiasmo su alcuni temi. A parte una volta, ci sono quelli gli ortodossi del risorgimento, di cui è difficile parlare, però diciamo per il testo. E quindi ho capito lì, personalmente, sul campo, quanto l'opera di Pino aveva inciso in questo, proprio culturalmente, no? Ad un risveglio di noi meridionali. Per cui, diciamo, da lì è partito tutto un filone che non solo ha trattato il risorgimento da una prospettiva completamente diversa, adesso c'è un'evoluzione di quello che in qualche modo è stato presentato, non Mario, ma venerdì scorso qui, cioè si scopre adesso quanto anche gli attori fondamentali, alcuni attori fondamentali del risorgimento, penso a Castromediano, penso a Liborio Romano, anche loro emergono oggi la grande delusione che vi è stata anche nei confronti di chi è stato attore principale, no? E qui siamo in un luogo simbolo da questo punto di vista. Liborio Romano, io giorni fa, tempo fa, rimettendo a posto alcune carte che ho usato, insomma, durante il periodo di ricerca, mi sono trovato di fronte a una lettera che Liborio Romano scrisse al Presidente del Consiglio, che è di un'attualità straordinaria. Lì c'è tutto il problema del meridione, che sottolineava appunto la difficoltà e la grande delusione. Fra l'altro, quella potremmo inviarla pari pari come sta, a distanza di quasi 180 anni praticamente non è cambiato nulla. E guardate che c'è una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, no, Pino, che
nel dire la possiamo mandare come sta, compresa l'intestazione, perché quella lettera comincia con onorevolissimo signor Conte, che allora era il titolo nobiliare, adesso sarebbe benissimo, insomma. E quindi c'è anche questo nuovo filone storico che inizia a diventare davvero, davvero molto importante, per cui noi viviamo oggi in questa condizione che particolarmente sia ulteriormente complicata, perché non solo dobbiamo fronteggiare le difficoltà di un meridione che è rimasto, non dico esattamente come allora, ma insomma le difficoltà sono aumentate, ma ci troviamo anche davanti ad un sud che è un secondo sud, cioè noi siamo il sud di un paese che a sua volta è diventato sud dell'Europa, e quindi è chiaro che il discorso si complica molto. Io fra l'altro, devo essere sincero, sono molto critico con questa Europa, perché anche qui si è, in qualche modo ci sono delle assonanze con quanto è avvenuto nel posto risorgimento, no? La grande delusione anche di chi credeva molto in quel processo. E con l'Europa è accaduto purtroppo lo stesso, no? Intere generazioni sono cresciute con il mito dell'Europa. La mia generazione, quelle precedenti o successive, io ricordo alle scuole elementari c'era la giornata dell'Europa, si facevano elaborati grafici, temi, cioè, quindi intere generazioni cresciute con questo mito, che anche qui è stato fortemente tradito, trasformato in qualcosa che non ha nulla a che fare con i principi ispiratori, prevalentemente in mano all'alta finanza che gestisce tutti gli interessi, in una logica neoliberista per cui, come dice Pino nel libro, si aumentano gli agglomerati, aumentano le differenze logistiche ma anche economiche, perché c'è chi continua a diventare sempre più ricco e chi continua a rimanere sempre più povero. E in questa logica noi abbiamo, io seguo Pino nelle dirette Facebook, questa volta pensavamo che, io pensavo, che tu magari questo dramma porterà a percepire le cose in modo diverso. In qualche modo c'è stato, in qualche modo io ci ho creduto che poteva andare fino in fondo. In realtà poi, quando si è passati a questo Recovery Fund, io sono andato a vederlo, sta sul sito dell'Unione Europea, intanto è una tantum. Cioè non è cambiato un processo, è una tantum, e quindi il rischio è che si torni esattamente nella condizione in cui eravamo prima, e ci sono alcune difficoltà che io percepisco, non sono ancora state stabilite le condizionalità. Per esempio il testo recita testualmente: la Commissione si riserva di stabilire le condizionalità a tutela del bilancio europeo. Quindi potremmo trovarci domani che ci dicono, a fronte di oggi che dicono che 8 miliardi sono destinati al sud, dice sì, però se voi non aggiustate queste cose i soldi non le avete. E quindi francamente diciamo inizia a diventare un po' problematica la situazione. E quindi noi abbiamo questo doppio impegno adesso, e cioè quello di far risollevare, di risollevare il meridione per dare fiato ad un paese che non ne ha molto, per poter avere più voce in ambito europeo, perché in Europa ci siamo e con questo meccanismo noi purtroppo dobbiamo confrontarci. Allora, in questo contesto molto più attuale si inserisce l'ultimo lavoro di Pino Aprile, che nasce durante i giorni del Covid. Diciamo che fra le tante disgrazie il Covid ha portato qualche vantaggio a qualcuno, a chi per esempio fa un lavoro intellettuale che è costretto a casa, si è avuto voglia di ottimizzare il tempo in qualche modo, insomma un risultato è venuto. Io ho finito l'altro romanzo durante il Covid, diciamo, ho approfittato della situazione e ho sfruttato il tempo. In realtà Pino non solo sfrutta il tempo, ma da questa drammaticità contemporanea percepisce come devo dire, un momento che può essere un momento rottura, una svolta, un prima e un dopo Covid, che è un po' quello che in qualche misura, no, molti di noi hanno sperato. E quindi nel immaginare questo nuovo lavoro fa un altro scatto in avanti, in una evoluzione che io ho sempre percepito nei lavori di Pino, e cioè
dal raccontare minuziosamente con dati, non solo con teorie, contrariamente a qualche giornalista che non lo ama moltissimo, diciamo, i contesta, no, dati puntuali, situazioni, e quindi dal passare a descrivere da una prospettiva completamente diversa quello che è accaduto nel Risorgimento e tutto il post Risorgimento, e quindi dal dire il problema non è il Sud, beh, oggi arriviamo a dire che il Sud è la soluzione, no? Questo è il passaggio nodale, è un passaggio nodale molto importante, che non è, diciamo, di poco conto, in una logica che lui dice che con un processo culturale calante in termini longitudinali, per cui man mano che si scende vi sono sempre meno diritti, vi è sempre meno attenzione, come dire, un processo culturale che non è cambiato, che è quello per il quale si comincia sempre dal nord. Qualsiasi cosa accada in questo paese, il primo obiettivo è il nord. Voi vedete le previsioni del tempo, questa è una battuta, ma non tanto. Le previsioni del tempo, allora, accade spesso che c'è un fronte ciclonico che viene dall'Africa, dalla Turchia, si incunea nel canale d'Otranto, dice passiamo alle previsioni, cominciamo dal nord, ma stavi lì, cioè la perturbazione viene da sud, stavi sul canale d'Otranto, dopo che dicono passiamo alle previsioni, cominciamo dal nord, che è proprio... No, allora quando lui si è a pensare, ma mi fa proprio rabbia sta cosa qui, capisco che se la perturbazione viene dal nord sta lì, ma se viene dal sud, allora questa è una battuta, però in realtà un po' di senso c'è, perché di qualsiasi cosa noi parliamo, si comincia sempre da lì. Un passaggio, una annotazione molto forte che c'è nel lavoro di Pino è quella che in questa fase sono emerse anche altre cose, cioè è emerso che quel nord dal quale si comincia sempre, quel nord perfettissimo che ci viene descritto, la Milano da bere che per anni abbiamo vissuto, beh, questa fase, diciamo che qualche piccola difficoltà è emersa. Oggi fosse accaduto al sud quello che è accaduto oggi a Milano con il temporale che ha fatto traboccare il Seveso, ma ci avrebbero riempiti di insulti, diciamo, e quindi è già accaduto, e quindi qui è emerso, e sono emerse delle difficoltà, sono emersi degli errori. E io vi assicuro, per chi lavora nella sanità come me, non so se c'è qualcuno di voi che lavora in ambito sanitario, noi lo sapevamo che la Lombardia, per esempio, aveva una impostazione che era completamente diversa, un'impostazione che era centrata sull'ospedalizzazione, l'eccellenza, come ci sono anche l'eccellenza al sud per la sanità. Questo che cosa ha comportato durante il Covid? Che saturato l'ospedale, loro non hanno avuto sul territorio la possibilità di affrontare in modo dignitoso il problema, per cui è stato il caos, e soprattutto per una patologia che va affrontata prevalentemente in tempi rapidi sul territorio, e lì è successo quello che abbiamo visto tutti. Questo sottolinea però ovviamente un errore anche molto grave, no? Per essere una regione che sta nel cuore d'Europa, che comunque in qualche misura ci viene sempre sottolineata come l'eccellenza, per cui anche qui una sottolineatura importante, così come quella che Pino vede nella modificazione che vi è stata, gioco forza dello smart working per esempio, che letteralmente è lavoro intelligente, io non amo i inglesismo, insomma, se posso parlare in italiano lo faccio molto volentieri. Perché? Perché questo può determinare qualcosa davvero, e cioè evitare dei movimenti che possono non essere necessari. Nel meridione potrebbe essere non necessario spostarsi per forza per poter lavorare. Adesso tecnicamente, tecnologicamente è possibile anche immaginare un futuro nel quale ci sia meno di quell'immigrazione che abbiamo fisicamente visto. Abbiamo fisicamente visto che cos'è l'immigrazione la sera in cui centinaia di migliaia di persone scappavano dal nord, no? Anche lì un errore gravissimo. Io non so se la responsabilità è della regione Lombardia o del governo,
ma è chiaro che se tu per una emergenza sanitaria devi blindare un territorio, non è che lo dici il giorno prima, che io domani chiudo. Che è chiaro, che con chi te la pigli poi, con chi sta a 1000 chilometri e in un momento di difficoltà, paura, va a casa, cioè la cosa più banale è pensare di tornare a casa. Allora o lo chiudi o programmi lo spostamento di queste persone. Quindi anche lì, diciamo, no, il perfetto nord ha commesso errori gravissimi. Lo dice appositamente. O, non ho voluto... Guarda, io l'ho pensato ma non volevo dirlo, l'hai detto tu, però voglio dire, il sospetto che è venuto a molti è che, insomma, era, fosse un errore di distrazione quasi, quasi voluto, insomma. Quindi, ecco, su questo il lavoro di Pino, il nuovo lavoro di Pino si approfondisce, molto attuale, che ha spunti davvero di grande interesse, momenti di riflessione, di stimolo, di riflessione di grande interesse. Io tra l'altro ho notato anche nel percorso di Pino un'evoluzione, anche un'altra evoluzione, insomma, che diciamo che diventa sempre più sociopolitica anche, no? Con la Costituzione del 24 agosto, guida territoriale, e di cui spero ci parli molto, perché è una, un movimento davvero molto interessante. E per cui io non so quanto ho parlato, ma insomma vorrei chiudere, perché so che ha una diretta anche fra non molto, quindi non vorrei rubare molto tempo, anche perché mi sono giocato le carte adesso, perché siccome Pino sarà la sesta, la sei, quinta, la sesta volta che lo presento, so che mo io comincio a parlare, cioè è praticamente impossibile inserirci, quindi ho cercato di, senza annoiarvi, di dire subito i pochi pensieri che volevo sviluppare. Quindi lascio la parola a Pino e gli vorrei soltanto chiedere se davvero credi che questa sia l'ultima occasione di fare l'Italia, perché c'è un passaggio importante anche in questo, una considerazione importante anche in questo senso, no? Grazie. Buonasera. Sì, se va male questa non ce n'è più per nessuno, perché già ora abbiamo più o meno superato il confine, cioè noi siamo già oltre il momento in cui c'è, cioè il punto di non ritorno, tant'è che senza questa epidemia e le conseguenze politiche, sociali, economiche di questa epidemia e lo shock all'Europa, perché l'Italia invece non ha ancora capito niente, ma l'Europa l'ha capito, l'Europa è terrorizzata e sta facendo quello che avrebbe dovuto fare l'Italia. Ma non solo l'Europa è terrorizzata, guardate, non è che la voglio portare, come dire, a partire dalla formica per parlarvi dell'elefante, ma alla fine il discorso è proprio quello, è biologia. Per cui, come ha detto persino un Tremonti, se ne accorse, l'Europa vuol fare all'Italia, in realtà alla Germania, quello che il Nord ha fatto al Regno delle Due Sicilie, ed è quello che la Germania stava facendo. E non solo la Germania, per capire le cose, o almeno provarci, non è che poi uno ci prova, ma nulla garantisce che quello che vede, analizza e le conclusioni a cui arriva poi siano la spiegazione. Diciamo che possono essere una spiegazione possibile con i dati a disposizione. Perché noi ragioniamo e valutiamo su quello che sappiamo, e spesso quello che sappiamo è quello che vogliono farci sapere. Un esempio: io mi sono occupato abbastanza di quello che la Germania e anche la Francia hanno fatto alla Grecia, e lo hanno fatto utilizzando un'istituzione unitaria, l'Unione Europea. Quindi attraverso l'istituzione che dovrebbe garantire l'Unione e la solidarietà europea, la Germania e anche la Francia hanno letteralmente massacrato la Grecia con
tanti complici di tutti i tipi. Pensate soltanto che un vice direttore importante in Italia, quindi il Corriere della Sera, arrivò a confessare molti mesi dopo che io, per esempio, per non fomentare sentimenti anti-europei, ho taciuto la notizia che avevo, e cioè quale? Che con le misure di austerità, in realtà di massacro, imposte dalla Troica, in realtà la Germania, si è avuta certezza che almeno 700 bambini greci sono stati lasciati morire senza le medicine, per risparmiare sulle medicine. E questo non ha dato la notizia, cioè pensate di essere giornalisti, scoprire una notizia del genere è, come si dice al mio paese, quindi credo pure al vostro, tu vuoi paglia per 100 cavalli, cioè tu vuoi mettere le mani al collo a qualcuno, 700 bambini lasciati morire per risparmiare sulle medicine e dare l'esempio, e che è tornato il dottor Mengele, che diavolo. Questo è stato quello che è stato fatto alla Grecia. È un processo economico-finanziario straordinario dal punto di vista tecnico, perché se mi ti posso rubare un minuto, lì accadeva questo, che la situazione portava la Germania ad avere tassi quasi vicini allo zero, anche forse negativi. La Grecia, essendo povero, stava a tassi del 13-14%, no? Per cui le banche tedesche e francesi prendevano i soldi a zero e li prestavano al 14%, quindi già c'era un flusso di denaro da un paese povero ai paesi ricchi, già è morale quello. Quando la Grecia andava in difficoltà, entra la Troica e dice: no, noi ti diamo i soldi, ti diamo i finanziamenti che sono serviti a pagare le banche tedesche e le banche francesi con le quali avevano il debito, che è uno strozzinaggio istituzionale. Cioè, per esempio, sono impossessati. No, quando hanno finito quello, hanno comprato il resto. Obbligandoli oltretutto a comprare un po' di navi, cioè di tutto, proprio hanno massacrato la Grecia. E noi questo è quello che sapevamo, e i nostri ragionamenti quindi sono stati fatti sulla base di quello che sapevamo. E quindi Tsipras, e quindi Sirica, eccetera, eccetera. Non più di 3-4 mesi fa mi trovo con un mio amico imprenditore, a quel caso nei miei tempi in giro, insomma, era come dire ora di mangiare, fame ce l'avevo, ero praticamente in una foresta, questa strada che la attraversa, c'è un ristorante lì oltretutto rinomato, entro e quello appartiene a un mio amico, cioè io non immaginavo di trovare però lì, perché lui lavora all'estero, c'è qui che fa, cominciamo a parlare, dice: sai che c'è una cosa qui però, che io ho pensato tante volte come fare, perché, e cosa? Si trovava a Milano 2 gennaio 2013, ed era con degli imprenditori, chiamati imprenditori, con dei ricconi arabi, che erano a Milano per comprare che cosa? Tutto quello che capita. E mentre stavano in un bar, tra l'altro che conosco bene a Milano quando lavoravo, si avvicina vicino alla stazione un tizio, dice: sono morto di fame, sembra che già stanno mettendo le mani in tasca per tirare fuori 2 euro, dice: per favore, fuori le parti, stiamo parlando di quello che parlavano, che centinaia di milioni, questa. E vede che gli arabi invece si mettono a parlare e poi dicono a lui: guarda, fai una cosa, accompagnalo, perché lui conosce me un poco l'italiano e quindi potrebbe aver bisogno. E questi fanno: ma io non poteva dire no a questo con cui doveva fare gli affari. Lo segue e dice: ma lui mi sai cosa? No, deve venire, lo porta lì nel vialone fra la stazione e Piazza della Repubblica a Milano, in un cavò. In questo cavò c'erano delle scaffalature, fino a metri e metri e metri, diversi ripiani,
e su quei ripiani, quelle scaffalature, mazzette di banconote da 500 euro. Dice, che è sta roba? No, l'occhio allenato, dice, ma questi sono almeno 200 milioni di euro. E questo gli fa 270. Gli scusi, che c'entra questa roba? Dice, no, perché io devo trasferirli entro oggi a Dubai. E a me, vieni da me che vuoi, dice, no, qui la banca sopra, cosa c'è, viene, ma aiuto la lingua. Lui con mille problemi, dice, ma se a me è una cosa legale, non è che mi trovo in mezzo a qualche casino. Cioè, insomma, salgono, ed era una delle più importanti banche italiane sulla carta in realtà. E questo espone cose, eccetera, no, questa la scuola, vabbè, allora cominciamo con la prima tranche, fin qua, fatto cosa? 50 milioni sono già a Dubai, la nostra come 3%, dice Pino, questi in 6 minuti avevano guadagnato 750 mila euro. Scendiamo intorno agli arabi, poi questo se ne va, quello straccione, quello, dicono, ma adesso mi raccontate che cosa mi avete messo, e questo come fosse la cosa più normale del mondo. Oh, quello è un sottosegretario del governo greco. Cioè, quelli sono i soldi con cui la Germania ha comprato il governo greco. 270 milioni passati per l'Italia, il resto da Parigi. E lui a quel punto si ricorda che le mazzette c'è la fascetta Deutsche Bank. Noi sta roba non l'abbiamo. Adesso io l'ho scritta per questo, la racconto, se no, ma su questo poi vado a indagare. Vedete come cambiano le prospettive secondo i dati? È come la scienza, è come il pettegolezzo. Per tentativo ed errore, tu costruisci la verità possibile sui dati che hai. Quando un nuovo dato si aggiunge, in teoria si dovrebbe adeguare il ragionamento a quegli altri dati per vedere se la verità è la stessa. Questo discorso sembra lontano da quello di cui mi occupo, il Covid, eccetera, eccetera. In realtà stiamo parlando esattamente della stessa cosa. Che cosa è successo? Il Sud non è mai stato in condizioni così disperate se non quando è stato invaso, massacrato e saccheggiato. E quella lettera di cui avete sentito parlare prima è Le 10 piaghe del Mezzogiorno, il primo testo meridionalista della storia d'Italia, l'ha scritta Liborio Romano, ovvero l'uomo più diffamato della storia del Risorgimento. Ma lui ha venduto il cose, a parte che non ha venduto, l'ha ceduto, è diverso. Ma ha fatto esattamente quello che aveva sempre detto che voleva fare. Lui aveva sempre detto, io sono massone, liberale, unitarista e antiborbonico. Io voglio fare l'unità d'Italia, ma voleva una bella magari averla fatta, perché era l'unità d'Italia, voleva anche Cattaneo, per esempio, unità federale, con i paesi che entravano volontariamente in una unione in cui mettevano in comune i propri destini, ma conservando le proprie leggi, i propri ordinamenti, quindi una unione, come dire, fra diversi relativamente, ma che sceglievano un unico percorso, molto bella e soprattutto pacifica. Per cui quando viene messo in quella condizione, che fa? Fa l'unità d'Italia che secondo lui finalmente meritava di essere. E poi vede come la stanno facendo. E lui per quel suo ideale, come sapete meglio di me, non stiamo parlando dell'ultimo cretino, uno che a 23 anni già era docente universitario, cioè più o meno come Francesco Saverio Nitti, che a 23 anni insegnava economia all'università e scriveva di economia in tre lingue diverse.
In altre scriveva tipo il greco antico e il latino per diletto. Cioè, questi erano i nostri uomini a cose. E l'Imperatore Romano, quando vede come lo stanno facendo, fa battaglia politica, va a Torino e Cavour lo vuole vedere subito. E lui dice: no, prima devi sapere come stanno le cose, perché mi sono accorto che ti hanno raccontato un cuore di fessaria. E scrive il testo, la lettera, che Cavour legge e capisce. Fino allora gli hanno detto solo ciò che lui non aveva idea che il sud fosse quello. Gli avevano detto Africa, scarafaggi nelle orecchie, cioè le solite cretinate. E allora gli dice: ok, vediamoci, perché da adesso cambia tutto. L'incontro avviene e lui capisce che ok, a questo momento ha capito. 7 giorni dopo Cavour muore, quasi certamente avvelenato, perché attraverso quella sua attricetta, era abbastanza torbido nei suoi gusti sessuali, per cui aveva un mignottone, diciamo, per capirci, che tra l'altro aveva il suo protettore, e a Cavour piaceva, come dire, questa roba molto torbida, a tre le cose, eccetera, totale. Cioè, almeno non ce n'è eleganti, dai. Lui aveva promesso l'ira di Dio alla Gran Bretagna, l'ira di Dio alla Francia, l'ira di Dio a tutti, e poi li aveva fregati tutti. E probabilmente qualcuno ha detto: vabbè, allora ormai era fatta. Quindi Livorio Romano vede che la roba è finita, cioè ha capito che la partita è persa, era troppo intelligente per non capire che come andavano le cose, si ritira a Patù e muore crepacuore. Non viene praticamente mai sottolineato una cosa: era l'unico che non aveva rubato niente. Cioè a Napoli, con Garibaldi, cose eccetera, in un clima in cui chiunque andava al banco di Napoli e diceva: ma ha detto Garibaldi dammi 1 milione, a che poi se ne andava, poi chissà chi era quello, che fine faceva. E di Liborio, come sapete, abbiamo fra le lettere all'amico di Patù: caro, per favore, prestami tot, perché non so pure andare a casa e vedere le cose di governo, eccetera, e quindi non ho liquidi, prestami questi soldi, appena vado a casa vendo il fondo di cose eccetera e ti restituisco un interesse del 7%. Cioè lui era il capo del governo e in teoria era l'unico che, se entrava al Banco di Napoli, usciva con tutti i soldi del Banco di Napoli, nessuno gli poteva dire niente, ed era l'unico che chiedeva in prestito. Questo era per dire quanto c'era da riscrivere. È stata quindi costruita così questa Italia duale. Cosa è un'Italia duale? Un paese duale? Un paese doppio, sono due paesi in uno. Uno che è ridotto a colonia e l'altro che sfrutta quella colonia. Ma perché questo avvenga, cosa ci vuole? Ci vuole un racconto che lo giustifichi, così come l'identità. L'identità meridionale, come tutte le identità, ha alla base una letteratura. Cioè ogni identità è figlia di un libro, e guardate che tutti i popoli con l'alfabeto hanno sterminato i popoli senza alfabeto, tutti i popoli con il libro hanno sterminato i popoli con l'alfabeto, ma senza il libro identitario, diciamo così. Ma è la nostra identità da dove nasce? Noi meridionali. Siccome noi non dobbiamo avere una storia, la prima cosa che il vincitore fa con il vinto è cancellare la sua storia, escluderli dal racconto della storia. Infatti nel Risorgimento non c'è un meridionale, se c'è fa schifo,
è il brigante Villella perché dimostra che i meridionali nascono, cioè, è il Liborio Romano che era traditore, schifoso, anche nei film rappresentato come un camorrista, ma soprattutto il vincitore non può consentire che il vinto possa fare storia, perché il vinto deve iscrivere la sua storia nella storia del vincitore, cioè trovare un posto nel racconto della storia del vincitore. E il posto che ci hanno trovato è quello dei corrotti, mafiosi, mantenuti. E in quella narrazione dell'Italia il nostro posto è quello di tutti i vinti. Vedete i boat people, cioè questi migranti, gli ultimi della terra, che arrivano, chi riesce ad arrivare e non annega, e arrivano alle coste d'Europa. Cosa succede? Loro sono i vinti del mondo. In che modo possono inserirsi nella vita, nella civiltà, nella storia, nel racconto, nella comunità, sia pure tenuti, come dire, ai margini dei vincitori, facendo quello che fa schifo ai vincitori. Quindi che cosa possono fare? Raccogliere i pomodori a 2 euro, fare i camerieri servi e se vuoi essere pagati di meno, fare la mignotta, fare tutti i lavori più sporchi, più umili, cioè, perché quello è l'unico ingresso che ti viene consentito. Poi gli ascensori sociali possono fare qualche piccolo miracolo e tu un nero lo puoi ritrovare dopo un po' di tempo presidente degli Stati Uniti, però quello è iscrivere la propria storia in quelli vincitori. E questa è l'Italia conosciuta da noi e l'Italia come è conosciuta all'estero, perché noi così gliela raccontiamo. Quindi un nord efficiente, onesto, capace, ricco, un sud inefficiente, corrotto, incapace, povero. Il País ha scritto che l'epidemia ha capovolto la narrazione storica dell'Italia. Da oggi l'Italia non sarà più la stessa, perché quel nord, il campione dell'efficienza del nord si chiama Lombardia. Ed è la regione al mondo, non in Italia, che ha gestito peggio di tutti l'epidemia. E mentre decine e decine di inviati, giornalisti, giornali, televisioni, anche di Stato, scendevano a Napoli per documentare l'inciviltà dei napoletani e non la trovavano, perché per esempio io cito questo studio che è caruccio proprio, fatto da ricercatori bergamaschi dell'Università di Bergamo, che attraverso le cellule dei telefonini, quindi lì non ti puoi sbagliare, cioè questi tac 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 tac, hanno controllato la mobilità in Italia in quei giorni. Cosa veniva fuori? Che le popolazioni ligie che osservavano le cose, cioè, i meridionali, i napoletani persino sotto la media della quasi non inciviltà. Al primo posto i lombardi, ma non i lombardi di qualsiasi provincia, no, quelli delle zone della massima diffusione di focolai. Al 70%, cioè al punto che è venuto fuori che a Bergamo hanno aperto un sacco di pagine Facebook in cui fino a 1800, 1200, cioè per ogni pagina, si segnalavano reciprocamente i posti di controllo di, come dire, per chi violava l'isolamento, in modo da girarli. E questo avveniva nella città che è oggi al mondo quella che ha avuto più morti. Sapete cosa vuol dire avere 6.000 morti a Bergamo, 120.000 abitanti? Che il 5% della popolazione è morta.
Il 5% significa che non c'è una famiglia che non pianga qualcuno. Per capirci meglio, Bergamo, 120.000 abitanti, ha avuto più morti di Wuhan, 10 milioni di abitanti. E 10 milioni sono gli abitanti di tutta la Lombardia, che da sola ha avuto quasi 17.000 morti. Quanti abitanti fa Bato? E sono scomparsi 10 cittadini come Bato. 10. E mentre gli amministratori del sud, delle regioni, cioè i presidenti delle regioni in cui il Covid non c'era, erano indenni e quindi potevano lavorare, andare al mare, andare a ballare, andare ai ristoranti, venivano obbligati all'isolamento, misura prudenziale, se vuoi dire, persino eccessiva, perché va bene farlo dove il Covid c'è, va bene farlo dove il Covid può esserci, ma farlo dove non c'è, francamente, però in quel caso siamo tutti italiani. Pensate, ricordatevi che questo lo dicevano quelle regioni, cioè Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, che avevano sostenuto che l'Italia non si capiva perché non potesse essere a due velocità. L'Italia che va veloce, europea, non può aspettare la palla al piede. Noi andiamo e si studia un euro B per gli italiani di serie B che non si muovono e che ovviamente non sarà come l'euro A. Per cui avevano anche teorizzato che quando si doveva addirittura entrare nell'euro, che nell'euro e in Europa entrasse l'Italia del nord e l'Italia del sud quando potrà. Le due velocità. Arrivato il Covid hanno detto no, omogeneità, uguale in tutta Italia, ma non è uguale in tutta Italia. Tu c'hai la più ampia diffusione del virus al mondo e io sono zero. Allora c'è stata quella migrazione. Che quello che ha fatto la Cina, ha chiuso Wuhan e il resto della Cina ha continuato. E chi usciva gli sparavano. Ora non dico che si dovesse fare la stessa cosa, ma almeno lo vuoi controllare se esci da Milano e viene a Patù. Che senso ha che tu lo controlli quando arriva a Patù? Ormai è arrivato. Chi erano quelli che venivano? E guardate che sono più di 200.000 persone, altrettanti sono andati via nelle loro seconde case in Liguria, in Versilia, in Sardegna, con il presidente della Liguria che protestava dicendo ma se ci mandare 200.000 persone a porta? E noi abbiamo una struttura sanitaria che è calibrata per 1.600.000 persone, i Liguri. Questi come li curiamo se si ammalano? Ciò nonostante li hanno fatti liberamente andare via. Ma voi perché siete andati via, i soliti terroni? E perché quelli erano studenti, lavoratori precari, che quando tu chiudi le università, le fabbriche, i lavori, i cantieri, eccetera, dovrebbero stare lì sulle spese ma senza lavoro. Vogliono tornare, falli tornare, li controlli. Quelli che non possono andare via, tu c'hai tutti gli alberghi di Milano, tutti vuoti. Li metti là, la protezione civile li controlla, si fanno la loro quarantena, dopodiché se stanno a posto vanno a casa e se invece non stanno a posto vanno male, li porti in ospedale e gli altri vanno. Così avviene nei paesi normali. Cosa hanno fatto? È più di un sospetto, hanno fatto lo scarico e l'alleggerimento della pressione buttandoli dove questo non c'era. Però cosa è successo nelle regioni del sud? Appena è arrivato il Covid numero uno singolo di importazione, hanno chiuso i paesi. Cioè in Italia, per fronteggiare la diffusione del Covid, sono stati chiusi, mi pare 48, diciamo una cinquantina di paesi e città, dove al sud, più qualcosina in Emilia-Romagna e in Veneto mi pare due o tre, ecco, cioè fatemi capire,
E la Lombardia quanti paesi ha chiuso? Nessuno. Cioè la Lombardia è il luogo della massima espansione dell'epidemia, non ha chiuso un paese, e in Calabria hanno chiuso 12, strozzando sul nascere l'epidemia, il dilagare l'epidemia. Per questo il paese ha scritto quella migrazione di massa, di meridionali da nord a sud, indica la direzione del futuro. Il Los Angeles Times ha scritto, ormai il titolo è obbligato, Perfect Storm, perché ormai tempesta perfetta va bene su tutto, quindi, anche sui sandali, ok. E il testo diceva il disastro della Lombardia in Italia per gli errori commessi sarà studiato per anni in tutto il mondo. E ci hanno anche parlato di razzismo al contrario dei meridionali verso i lombardi, che insomma ce ne vuole di faccia di mattone vecchio, diceva mio padre, per dire una cosa del genere. Perché? Perché a Ischia stavano entrando 160 turisti lombardi e gli ischitani hanno detto: dove c'è il Covid? Ah, razzismo, maledetto, mi permettete, che schifo, che cosa? Hanno fatto i servizi, vi ricordate? Giletti, che ha l'indignazione sud-oriented, per cui appena c'è una carta per terra al sud, lui proprio soffre, gli si stravolgono i lineamenti del viso. Poi se fanno, che so, una discarica di materiale di chifezze nucleari in centro a Milano, non è notizia, è proprio fatto così, perché questa roba rende televisivamente. Lui del Debbio rende, perché a pubblico, cioè confermando il pregiudizio, fa audience, e dopodiché il prefetto obbliga i sindaci di Ischia a togliere il blocco e far entrare i turisti, e poi si scopre che c'avevano alcuni di loro il Covid addosso, e Ischia è stata chiusa, e hanno ucciso l'economia turistica di un'isola di 60.000 persone, e li hanno chiamati razzisti di tutti i modi. Ora, 47 anni fa, una partita infetta di cozze dalla Tunisia arrivò a Napoli e in altre località europee e si ebbe l'epidemia di colera. A Napoli riuscirono a individuare il vibrione, a debellare l'epidemia in 6 settimane. Guardate, me la ricordo bene quella roba, perché il colera a Bari lo trovai io, allora lavoravo alla Gazzetta del Mezzogiorno, era creato praticamente. E siccome non riuscivo a farmi dire, ma come va così? Così maliziosamente sospettai che mi stessero mentendo, per cui la cosa banalissima, andai al policlinico, vado agli infettivi, c'erano appesi i camici da infermieri fuori, non c'è nessuno, mi metto una dose, appena si arrivo, entro e comincio a leggere i referti sulle cose, e vedo il colera, i brioni, cioè cose, cioè, caspita. Per cui esco da lì, torno al giornale, o volevo. E per dire, no, facemmo l'ira di Dio con la Gazzetta del Mezzogiorno. Ma durò 6 settimane. Me lo ricordo bene, perché subito dopo il colera io mi sposai. In quell'anno è stato un anno. Ci furono 24 morti, 24. I turisti napoletani furono cacciati dagli alberghi. Le squadre di calcio del nord non vollero giocare con le squadre di calcio del sud. E, ma basterebbe andare a vedere i giornali dell'epoca, e vi risparmio il resto. 16
17.000 morti praticamente. Lombardia, razzismo contro i lombardi, ma perché vi abbiamo chiamato porci? Voi a noi sì. Vi abbiamo chiamato merdacce mediterranee, lì sarebbero state padane, no, voi a noi sì. Vi abbiamo chiamato topi da derattizzare perché anche i topi votano, cioè come Goebbels diceva dagli ebrei per giustificarne lo sterminio, frase usata da Calderoli, ministro per la riforma della Costituzione, usata contro i napoletani e i meridionali. No, non ve l'abbiamo detto, voi a noi sì, i razzisti siamo noi. Vi abbiamo per caso augurato che il Covid vi ammazzi tutti e che piova a Milano e ci sia un'inondazione, manco fosse Palermo con un sindaco come Orlando, perché a Palermo ci può stare l'inondazione è colpa del sindaco, ma a Milano è colpa della pioggia, anche a Brescia, anche a Bergamo, anche a Genova, dove abbiamo visto palazzi costruiti sulle sponde del torrente, ma non uno qua, uno qua, no, il palazzo è stato costruito su sostegni, la sponda e sopra il torrente ci passa dentro. E siccome quel palazzo è stato danneggiato dall'inondazione, così eccetera, adesso l'Italia risarcisce proprio perché è tutto in regola. Ve l'immaginate un palazzo del genere a Palermo, a Napoli? Siamo arrivati alle comiche, purtroppo, trattandosi di tragedie. Sul Corriere della Sera abbiamo visto un vice direttore del Corriere della Sera letto scrivere i meridionali, cioè i settentrionali, consci del fatto che se il virus fosse arrivato al sud sarebbe stata una strage, si sono chiusi in casa in isolamento per salvare i terroni. Allora, uno, il virus al sud non c'era e ce l'avete mandato dal nord. Due, tutte le inchieste fatte provano che mentre i terroni sono stati chiusi in casa e magari cantavano o sole mie dai balconi, facendo la commuovendo il resto del mondo, sono messi tutti a cantare dall'Irlanda agli Stati Uniti perché contagiati dai napoletani. Voi avete continuato a circolare. Tre, voi non avete salvato i meridionali, voi li avete contaminati. E però, perché sarebbero morti tutti quei terroni se fosse arrivato il Covid? Perché, spiegava questo vice direttore, si sa com'è la sanità al sud. E infatti la sanità che ha ucciso più italiani è quella lombarda. Mentre al sud, detto dal professor Locatelli, che quindi a occhi di Batù non è, ed è bergamasco, ed è presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ed è un fior di professionista, cioè uno di quelli grossi, solidi, seri, e lui ha detto che l'emergenza dell'epidemia è stata affrontata in modo eccellente al sud, molto meglio al sud, nonostante le strutture molto inferiori. Non solo, ma abbiamo dovuto tradurre dall'inglese, dai servizi televisivi di televisione straniere, soprattutto inglesi ma anche francesi, che le eccellenze sanitarie nel campo erano a Napoli e nel sud. E abbiamo scoperto che l'unico ospedale, non solo in Italia, in cui non c'è stato nessun contagio fra i ricoverati e il personale sanitario, è il Cotugno di Napoli, con il giornalista che, sorpreso quasi, faccia sembra di essere in un'astronave.
Naturalmente, se tu hai un'eccellenza del genere in Italia, che fai? O ovunque, dici, guarda, si fa così, non sono morti più di 200 medici e infermieri. Che fai? Copi? E così non muore nessuno. Ma è Napoli, non si può copiare, lasciateli morire quegli altri. E si è scoperto che fra i virologi, cose, c'erano i due che parlavano, il milanese e il napoletano, che è stato insultato in diretta, con questo che evidentemente poco abituato ai dibattiti, tant'è che si diceva che lì era il confronto era fra due professionisti, ed è che, dice no, c'è il professor Accerto che lavora in laboratorio e Galli che lavora in televisione, perché e si è scoperto che il professore napoletano insultato è nelle classifiche internazionali il migliore specialista italiano, uno dei due migliori specialisti d'Europa e uno dei primi quattro specialisti al mondo. E come lo ha premiato l'Italia? Il gabibbo gli hanno dato. Tant'è che ho chiamato Antonio Ricci, certo, ma che cavolo stai facendo? E spero ormai era partita la cosa. E quello, insomma, ha detto, vabbè, vuol dire che mi perdonerà, ricordando il fatto che io sono sannita, cioè Antonio Ricci in realtà è sannita, cioè nato a Genova, ma il papà è di Cercello, si chiama il paese, tutti i suoi parenti, cugini, lo sanno là, sono in Campania. In qualche modo. Esatto. Quindi tutto quello che sapevamo a proposito della sanità, delle cose, eccetera, il nord, il sud, ha tutto funzionato al contrario. E ora ovviamente provate ad immaginare se le cose fossero state al contrario, cioè se l'epidemia fosse scoppiata in Puglia, in Campania, e dal sud fossero lasciati liberi di partire, fossero stati lasciati liberi di partire da circa 500.000 persone dalle aree infette per il centro-nord. Provate a immaginare che cosa non ci avrebbero fatto. Provate a immaginare se invece di 24 morti di 47 anni fa, per i quali ancora oggi i napoletani, i meridionali in genere, sono insultati come colerosi, cioè la malattia come colpa, se invece di quei 24 morti a Napoli, al sud, oggi, ci fossero stati i 17.000 morti della Lombardia. Provate a immaginare se a Napoli o in Puglia, Michele Emiliano o l'Aiole Santelli in Calabria, scoperto un ospedale, e l'Alzano Lombardo, in cui si scopre che c'è il Covid-19, il personale sanitario terrorizzato perché conosce la virulenza, cioè la cattiveria, fra virgolette, di questo virus non è eccessiva, è un po' più, come ci hanno spiegato, di una brutta influenza. La cosa terribile qual è? È che il contagio si trasmette con una facilità e una velocità impressionanti, mostruose. Provate quindi a immaginare se questi morti ci fossero stati in Campania, in Puglia, che cosa avrebbero detto? Perché non è stato detto al contrario? E guardate che sembra normale che agli italiani aiutino altri italiani, i lombardi, in quelle condizioni, ma non lo è. Quando la Lombardia, che voleva marciare da sola, lasciateci agire da sola, autonomia, e ha dovuto chiedere aiuti, manco fosse il Bangladesh, a volontari, medici e infermieri di Cuba, dell'Albania, della Romania,
della Cina, della Russia, con Emergency che è dovuto andare a gestire un ospedale non nel Ghana, ma a Bergamo, cioè la città con Milano più ricca d'Italia, e con migliaia di meridionali, medici e infermieri, che si sono offerti volontari. E poi ciò non è bastato. I malati, praticamente moribondi, infatti uno è morto durante il trasferimento in Puglia, è arrivato morto, poveraccio, non ce l'ha fatta, ma tutti gli altri, quasi sempre in coma, trasferiti specialmente da Bergamo, sono stati portati in Puglia, in Molise, in Abruzzo, in Calabria, in Campania, in Sicilia, e sono tutti stati salvati. Io racconto, ci sono i racconti di questi bergamaschi rimessi in vita, fanno, io vorrei tanto raccoglierli, mi stupisce che nessuno non ci abbia pensato, perché non puoi raccontare meglio l'Italia, che schifo hanno fatto di questo meraviglioso paese, se non dai racconti di queste persone. Ve ne cito solo uno, questi lo hanno ricoverato a Palermo. Ora immaginate questi, poi ce n'è un altro molto carino, molto bello, ma molto ti commuovono, che quest'altro è stato ricoverato a Campobasso, e questi arrivavano in coma, quando si svegliavano dal coma, dove sono? A Palermo. Cioè quello di Campobasso, si chiama Campobasso, Italia, Molise, esiste il Molise, sapete? E questo scopre che a Campobasso non solo esiste il Molise, che c'è il capoluogo che si chiama Campobasso, ma l'eccellenza nazionale di quel tipo di cure è a Campobasso, non è a Milano. Questo, quando è venuto fuori vivo da quella roba, un workaholic, cioè un drogato di lavoro, è tornato a Bergamo e ha detto: adesso io non è che sono tornato in vita, io adesso so come si vive. Ha chiuso la sua azienda, ha passato tutte le deleghe ai figli e le dice: adesso voglio vivere come quelli di Campobasso. Quello di Palermo è stato ancora più, perché questo già era un livello di cultura medio-alto, se non di più. Quello di Palermo invece sembra, grosso modo, un livello di cultura medio-basso, se non proprio basso. E il suo racconto è meraviglioso, commovente, perché dice: io ho sempre parlato male dei siciliani, io ho sempre saputo, badate, saputo, che gli ospedali del sud sono spaventosi, scarafaggi, formiche, corruzione, ti lasciano morire, le cose c'è. Io a Palermo mi sono ritrovato in un ospedale di un'efficienza, una pulizia, una roba impressionante. Ma quello che mi ha più impressionato non è questo, è stata l'umanità con cui mi hanno curato. Pensate, mi hanno curato, e questa frase secondo me è la condanna di 150 anni di politica culturale italiana. Mi hanno curato come fossi un siciliano. Cioè, cosa c'era nella testa di quest'uomo? Che in Italia tu vieni curato bene se sei del posto, se ricordi degli altri, chi se ne frega. Cioè, non vieni curato bene, male, mediamente, come sono capaci, perché sei un malato, lascia stare che tu sia italiano, del nord, eccetera, del sud, eccetera. L'idea del diritto, che non è garantito, ma discende da qualcos'altro, da una sorta di cittadinanza. Ma vi rendete conto quale violenza a tutti i principi della Costituzione c'è in una frase del genere? Cioè, vuol dire che gli italiani non sono mai esistiti. Mi hanno curato come fossi siciliano, e invece ero di Bergamo, capito?
Quindi si è scoperto che le eccellenze non erano tutto capovolto. Come se ne esce da questo? Abbiamo scoperto quindi che non è vero che il nord è tutto buono e il sud è tutto brutto. No, abbiamo scoperto che il sud non è tutto brutto e il nord non è tutto buono. E quanto fa questo tutto? E a volte c'è un tutto che è quasi tutto di schifo e a volte un tutto che è quasi tutto di buono, ma che questo viene vissuto in maniera egoistica. Che significa? Abbiamo appena elencato cosa è stato necessario fare per aiutare i lombardi. I malati che non hanno potuto essere trasferiti al sud, a cose eccetera, la Lombardia li ha dovuti mandare in Germania. Ora, a me, che Luca Zaia sta simpatico come l'ortica, diciamo, sotto le ascelle, ho dovuto riconoscere la sua migliore gestione del Covid. Il Veneto sta a fianco alla Lombardia, si toccano. Il Veneto è stato investito dalla epidemia esattamente come la Lombardia, insieme alla Lombardia. Il primo morto è Veneto, ma l'epidemia è stata gestita meglio, per cui il Veneto ha nemmeno un decimo dei morti della Lombardia. Quindi la differenza dov'è? Solo di gestione, solo di incapacità dei dirigenti della Lombardia. Provate a immaginare se a Napoli fosse successo questo. Alzano Lombardo, come vi dicevo prima, e scoprono che c'è il virus. Personale sanitario si riunisce e decide la chiusura dell'ospedale. Se no qua succede l'ira di Dio. Dopo viene comunicata questa decisione, non sono passate tre ore che il dirigente della sanità della Lombardia ordina la riapertura dell'ospedale senza nessuna cautela, prudenza, tutela, mascherine, guanti, niente. Oppure i malati li mettiamo tutti in una stanza e gli no, come capita, in mezzo agli altri, i parenti girano per tutti i reparti. Richiesta terrorizzati gli sanitari del coma. Ma come è possibile? Risposta: siccome è ovunque così, se chiudiamo Alzano Lombardo dobbiamo chiudere tutta la Lombardia, quindi morite. Questo è il significato. E la Lombardia non ha chiuso un paese, è dovuto intervenire il governo per chiudere la Lombardia, a quel punto tutta la Lombardia. È stato capovolto tutto quello che sapevamo dell'Italia. E perché questa è l'ultima occasione? Perché il Sud è ormai sull'orlo del baratro, ma vero. Comunque sarebbe successo qualcosa. È successa l'epidemia, è un caso, però è un caso che mette qualche brivido. Perché? Perché questo avviene mentre stiamo passando dalla civiltà industriale alla civiltà informatica. Ogni cambio di civiltà è avvenuto con grandi tragedie, guerre, rivoluzioni, epidemie, eccetera. È curioso, guardate, se vogliamo andare al peso metaforico di questa epidemia, che questa epidemia colpisce chi? Più o meno un po' tutti, ma all'inizio colpisce soltanto le fasce più anziane. E secondo voi che cosa, in che modo si distrugge una civiltà per impiantarne una nuova? A
amputando la memoria, devi uccidere i vecchi. Mette qualche brividuzzo, eh? Siccome ci abbiamo un'epidemia del genere, una pandemia, normalmente ogni 100 anni, andiamo indietro di 100 anni e praticamente esattamente 100 anni fa abbiamo avuto la cosiddetta spagnola, l'influenza spagnola, che poi in realtà l'hanno portata i soldati statunitensi che erano venuti a combattere con noi sul Carso. Tra l'altro tra loro c'era uno che non è che se la cavasse male a sparare, ma soprattutto quando andava a caccia in Africa. E comunque ha avuto per nostra fortuna, in un certo senso anche sua fortuna, quella di essere subito ferito. Per cui lo hanno portato in ospedale militare, dove per la serie tutte le fortune gli capita forse Miss Infermiera Prima Guerra Mondiale e ne viene fuori una storia d'amore strepitosa che lui racconta e ci piglia il Nobel a Farewell to the Army, era Ernest Hemingway che scriveva meglio da ubriaco che da e con lui e gli altri arrivò quella influenza che poi abbiamo chiamato spagnola, che è stata la più grande pandemia della storia dell'umanità, da 50 a 100 milioni di morti. Ma chi colpiva la spagnola? Arriva nel momento in cui il mondo è devastato dalla più grande tragedia di tutta la sua storia. Non c'era mai stata una guerra mondiale. Come puoi farla finire una guerra? Eliminando i soldati, giusto? Per chi combatte i bambini. La spagnola colpiva i maschi dai 20 ai 40 anni, l'età del soldato. Cioè, volendo cercare suggestioni, ti piglia qualche brividino. La civiltà industriale era al suo acme, adesso mostra tutti gli aspetti del suo acme, ma non è di contenuto, le forme, ma il contenuto non è quello. Cosa fa la civiltà industriale? Concentra le risorse, i soldi, le fabbriche, cioè dove c'è una fabbrica è più facile che ne sorga un'altra, dove ci sono 10 fabbriche è più facile che ne sorgano altre 5 e non che sorga una fabbrica in un territorio completamente vuoto. Perché dove c'è il molto è facile che venga il troppo, dove c'è il niente è facile che resti il niente. Queste sono leggi economiche, cose, c'è i numeri di Pareto, 80-20, eccetera, eccetera, eccetera. E ora siamo a quest'acme, cosa fai? Concentri in poche megalopoli e territori contigui tutte le risorse economiche, produttive, umane, per cui il meccanismo funziona che questi pochi luoghi depauperano tutto il resto, perché si fottono tutto loro. Milano, come dice giustissimamente forse il miglior ministro che c'è questo governo, che per una volta tanto è quello del mezzogiorno, ma doveva arrivare prima o poi. Io Peppe Provenzano è uno in gamba veramente, e anche c'ha qualche bella dose di coraggio per andare a dire a Milano: Milano prende e non restituisce, lo volevano massacrare. Ma è vero così? Allora, abbiamo visto che l'ente pubblico Conti Pubblici Territoriali ha certificato che questo sistema padano di finta economia, noi siamo la locomotiva, de che? Cosa producete? Sottrae ogni anno più di 60 miliardi di euro al sud per tenere in piedi il sistema non produttivo, economico del nord. E cos'è questo sistema economico? Lo ha spiegato Adriano Giannone, presidente dello Svimez. L'economia italiana si riduce a un trasferimento di soldi pubblici da sud al nord, dove vengono consumati. C'è tutta una gerarchia, una pleura di professionisti, di
acchiappa soldi pubblici, facciamo l'Expo, dobbiamo adeguare il territorio, 15 miliardi di soldi pubblici. Cioè, voi dire, possiamo fare l'Expo perché abbiamo un'alta velocità, abbiamo gli aeroporti, abbiamo le autostrade, abbiamo i cosi, e dopo che hai detto va bene, allora facciamo l'Expo, adesso darci soldi per fare gli aeroporti, ma non è lì che ce l'avete, scusa. E infatti, si soldi, così l'Expo, le Olimpiadi, la Brebemi, lo sapete che c'è questa autostrada, la Brebemi, che è una delle più costose di sempre, per convincere gli automobilisti a passarci, li premiano, cioè tu quando entri in autostrada paghi per passare lì, se entri in una breve via ti danno un premio e arrivare alla macchina. È costata a chilometri il doppio della Salerno-Reggio Calabria e in tempi ci hanno impiegato il doppio del tempo, cioè in pratica tutti i cantieri che non devono chiudere mai per assorbire fondi pubblici e tutta questa pletora di professionisti che sono tipo manager politici scoppiati, manager mezzo politici, Virizzala, il sindaco di Milano, facilitatori, mazzettisti, imprenditori, che non fanno altro che distribuirsi questi soldi. La prova provata. Dal 2000 i paesi, perché loro hanno la colpa all'euro, perché l'euro ci ha rovinato, bene, i paesi dell'area euro in Europa dal 2000 sono cresciuti del 18%, con lo stesso euro, non è che hanno un altro euro loro. La media di crescita dei paesi dell'Unione Europea è 23%. I paesi dell'area non euro sono cresciuti del 38%, c'è un solo paese che non è cresciuto per niente, zero, l'Italia. Scusate, non eravate la locomotiva? E dove ci avete portato? Se siamo cresciuti zero, vuol dire che quella locomotiva, restando ferma nella stazione, ha bruciato tutto il carburante che c'era. Il Covid, colpendo, dove ha colpito il Covid? Queste megalopoli, Milano, Wuhan è la città fabbrica della Cina, non è una città qualsiasi. E questo cosa ci ha obbligato a fare? Chiuderci in casa o addirittura andare via, tornare al paesello nativo, abbandonato e cose del genere, e lavorare da remoto, o fare la spesa al computer, e tutte queste robe qua. Cioè, gente che non aveva mai, non dico comprato al computer, ma manco digitato, toccato una tastiera, adesso fa quasi tutto al computer. Hanno scoperto che per lavorare non è necessario recarsi sul luogo del lavoro, per comprare non è necessario andare al supermercato, eccetera, eccetera. Quindi si può vivere in un posto facendo tutto quello che si faceva prima, ritenendosi obbligati a stare tutti insieme là. E questo sta cambiando la faccia del mondo. E nel mio libro riporto, l'ho scelto perché è scritto particolarmente bene e con un gusto giornalistico, cioè è bravo ragazzi, in gamba. Del corrispondente della Stampa da New York. Anche gli altri giornali hanno raccontato cosa sta avvenendo, quello che ha descritto il paese per l'Italia, quelle centinaia di migliaia di terroni che abbandonano il nord Milano e tornano al sud, indicano qual è il futuro e qual è la direzione. New York si sta svuotando. Sono terrorizzati i padroni dei grattacieli, dei real estate, eccetera, eccetera. Los Angeles si sta svuotando, San Francisco, Detroit, Chicago, e così le megalopoli ovunque. Una settimana fa, per la prima volta, Milano ha fatto segnare segno meno nella popolazione. La popolazione sta scendendo, se ne stanno andando. Questo giornalista da New York, invece di descrivere il fenomeno, cosa fa? Dice: io abito in un palazzo a Manhattan, cose eccetera,
Il mio dirimpettai, i miei dirimpettai erano una coppia di docenti della Columbia University che adesso hanno lasciato l'appartamento e se ne sono andati a vivere a Woodstock. Quella Woodstock, cioè quella del concerto, che è un villaggio in mezzo alla foresta, alle campagne. Mentre i nostri coinquilini del piano di sopra erano una bella coppia di giovani, lui architetto, così c'è, con figli piccoli, loro se ne sono andati nella valle dell'Hudson. E così piano per piano descrive come lui e la sua famiglia sono rimasti soli. Questo è il futuro. Questa è la fortuna del sud e delle aree interne, occhio, che ce le scordiamo sempre. Perché come il sud abbandonato, senza trasporti, cose eccetera, ci sono anche le aree interne in Italia. La Rosale appenninica, cioè l'Italia viene, si ammassa su, lungo le coste. Perché? E poi, in quelle, come dire, in quei posti della Padana, della pianura Padana, dove sono concentrate le risorse, perché sono più facili da raggiungere, cioè il paese non ha dotato quelle aree interne e il sud di treni, trasporti, scuole, ospedali, eccetera, per cui sei malato, devi fare la dialisi e se devi fare ogni giorno 50 km che fai, cambi casa, te ne vai, ecco, e c'hai vicino all'ospedale. Lavori, c'hai un bel lavoro, ma a Bari da Spinazzolo come ci arrivi? Ok, chiudi casa e ti trovi a trovare, cioè così si concentrano. Quindi l'aver scoperto il lavoro da remoto per quasi tutto cosa comporta? È che se tu attrezzi quei territori, guardate che sud più aree interne sono il 70% del territorio italiano. Cioè l'Italia gioca alla guerra dell'economia, diciamo alla gara dell'economia, utilizzando il 30% delle sue possibilità e vuoi pure vincere. Quindi provate a immaginare, questi hanno scoperto che torno al paesello mio, al Borgo, e con un computer faccio quello che facevo a Milano. Già ho risparmiato 800.000 euro al mese a Milano. In più la pizza non la pago 10 euro, la pago 2 euro ed è buona. Cioè, e cambia la vita. La riabitazione delle aree interne, solo questo, farebbe crescere il valore edilizio italiano in maniera tale che l'Italia uscirebbe praticamente, almeno sui numeri, dalla crisi. Non solo, ma siccome questo sta avvenendo in tutto il mondo, quali sono i criteri su cui l'Unione Europea, ma anche il Fondo Monetario Internazionale, obbliga l'Italia a spendere quei soldi? Sud e aree interne. Cablare tutto il paese dove non c'è niente, in modo da poter lavorare da remoto lì, trasporti, ecco, cioè è quello che non è mai stato fatto al sud e che nel dopo Covid, se l'Italia rispetta gli obblighi che sta ponendo l'Unione Europea e che guardate il Fondo Monetario Internazionale è intervenuto per dire non sprecate quei soldi, li dovete spendere al sud. La questione meridionale è finita. Non solo, ma il sud diventa la locomotiva d'Italia. Chi lo dice? Tutti. Solo che si fa finta di non saperlo e non sentirlo. Se anche andando, anche solo andando su internet scoprite che studi del genere fatti per esempio dal professor Bozzo, Università di Bolzano, Spontano, Università di Barcellona, poi la Partenope, Bari, Arcavaca, cioè praticamente tutti lo hanno fatto, ma io vi citerei anche solo uno studio di due belli belli tosti, Quadrio Curzio e Fortis, il libro si chiama L'economia reale del Mezzogiorno. Intanto già adesso noi siamo una potenza manifatturiera,
superiore a medi paesi europei, Danimarca, Finlandia, eccetera, il sud, già come è fatto adesso. Con una particolarità però, quella potenza manifatturiera è tutta sull'innovazione. Il 90% dell'automotive italiano è meridionale. L'industria aerospaziale, cioè quelli, le aziende che forniscono la NASA, le Boeing, eccetera, è tutta meridionale. Quarto Curzio e Fortis mostrano, con i dati, le tabelle, eccetera, eccetera, che se l'Italia smettesse di ostacolare lo sviluppo del Sud, in pochi anni l'Italia diventerebbe il primo paese manufatturiero d'Europa, superando la Germania, e subito dopo diventerebbe il primo paese manufatturiero del mondo. È questo che sta sprecando il paese, sta sprecando il Sud, come mostra la Banca d'Italia. E chiudo: ogni euro in più prodotto al Sud genera una ricaduta di ricchezza sull'intero paese di almeno 1,40 euro, che vanno praticamente sui 40 centesimi tutti al Nord. Ogni euro, quello stesso euro, se prodotto al nord, non muove, non fa crescere di più di 4 centesimi. È un fatto banale. L'economia, se insisti in aree già sature, non sposti niente. Per avere lo sviluppo tu devi andare a operare, a intervenire in cui ci sono divari di sviluppo da colmare. Perché la Cina cresce con quella velocità? Perché è partita da tanto indietro che con quell'abbrivio alla fine poi supera anche gli Stati Uniti. Quindi la fortuna dell'Italia qual è? Avere un sud. E pensate, ogni euro noi perdiamo adesso 36 centesimi. Cioè è come se il prodotto interno lordo d'Italia, 1.800 miliardi, provate ad accrescerlo di un terzo. Stiamo già a 2.500. Se non sbaglio abbiamo superato la Francia con questo. La Gran Bretagna sicuro. Cioè basta solo questo, far fruttare quello che dell'Italia è tenuto fermo. Perché non lo vogliono? Perché non ci sono abituati? Perché l'Italia è stata raccontata come un paese in cui vivono due popoli, uno che sa, che può e che deve avere, e un altro che non sa, non può e non deve avere. Questa narrazione è finita. E chi l'ha uccisa è il Covid-19. Cioè, e questo succede in tutto il mondo. Non voglio complicare le cose nell'ultimo minuto, ma sul cambio di civiltà ho appena concluso uno studio che non riuscivo ad andare avanti da 15 anni, fino a che ho capito, grazie al Covid, perché le civiltà cambiano, e questo lo so. Ho trovato la formula, quindi lo posso dimostrare. Cambiano quando si raggiunge un certo valore di conoscenza pro capite in rete. Per cui applicando la geometria delle reti, tu puoi, se quella formula è vera, puoi prevedere quando accade un nuovo cambio di civiltà. Io l'ho provato la formula per la civiltà dei cacciatori e raccoglitori, degli agricoltori, quella degli industriali. E il risultato è sempre quello, la costante è sempre quel valore. Poi ho chiesto a un mio amico strepitoso matematico: quanti di voi sanno qual è l'università europea prima in Europa per matematica applicata all'informatica? Nessuno alza la mano, lo sapete. L'unica in Europa, Pisa, Napoli, andiamo avanti. Lecce.
l'unica in Europa il cui preside di facoltà c'ha la fila dei dirigenti delle multinazionali di tutto il mondo a chiedergli: mi dai qualche studente dei tuoi? E lui purtroppo è costretto a rispondere: mi dispiace, sì. Nessuno di loro resta disoccupato oltre i 3 mesi dalla laurea, ma normalmente vengono assunti prima. È quasi, come dire, non dico assegni in bianco, ma molti di loro rifiutano e creano start-up e stanno trasformando la valle dell'università in una dei territori europei con il più grande coefficiente numero di start-up per chilometro quadrato. Non c'è in tutta Europa un'altra università che sia capace di fare questo. È in Calabria, Arcavacata, è l'università delle Calabrie. Le multinazionali come la NTT Data hanno creato, la NTT Data giapponese ha 240.000 persone nel mondo, ingegneri, ha 2 filiali, perché i giapponesi tengono tutti in Giappone. La più grande, quella importante, è a Cosenza. E quella, come dire, di riserva è nella Silicon Valley. E sud. Qualcuno di voi sa qual è il miglior policlinico italiano di Stato, statale? Nelle classifiche internazionali, non in quelle truccate del Ministero dell'Istruzione italiano, è quello di Bari. Sapete qual è la migliore facoltà di sociologia in Italia che sta fottendo Trento e Roma? Il Catanzaro. Sapete qual è l'università italiana fra le prime in Europa che ha scalato più gradini nella graduatoria delle migliori università del mondo? Nel giro di pochi anni ha scalato, non mi ricordo, 40-60 posizioni. Salerno. Sapete qual è, adesso non mi ricordo in quale campo, l'università più innovativa in quel campo che esiste in Italia? Campobasso. Dove vanno a studiare i nostri figli? Noi siamo già il futuro, ma non lo sappiamo. Adesso, con l'impegno che tocca all'Italia nella spesa dei fondi europei, dovremo avere anche i soldi per fare questo. Noi, per non sbagliare, quando dico noi, il nostro piccolo movimento per l'equità territoriale, che è nato un anno fa, io pensavo, almeno 50 saremo tra un anno, siamo alcune migliaia. Pensate che dopo 2-3 mesi avevamo il doppio degli iscritti al movimento dei Verdi che c'ha parlamentari europei, cose eccetera. E noi ieri abbiamo creato una società perché possa diventare il motore dell'economia meridionale. Una società che dovrebbe essere di proprietà di tutti i meridionali, con quote di qualche decina di euro, in modo che minchia tutto lo possono fare. Per cui alla fine chi è il padrone? Ma il padrone sono loro, cioè ci potrà essere qualcuno che, come dire, che peserà molto in consiglio di amministrazione, per esempio persino con 200-300 euro, e che quindi potrà aiutare con i suoi soldi i giovani a creare aziende. Creare, non dico un istituto di credito, ma un sistema per aiutare, e potrebbe persino ideare un sistema assicurativo che consenta, dico persino potrebbe perché lo sappiamo già come, evitare che il Sud continui ad essere derubato dalle compagnie di assicurazione nazionale che dicono: siccome al Sud sono truffatori, voi pagate di più. Cioè, io truffo l'assicurazione, tutti voi pagate di più.
viene territorializzato il difetto. Ma tutti questi altri non truffano nessuno. Cioè io truffo, non mi assicurare, fammi pagare 10 volte tanto, ma perché gli altri, solo perché sono nati dove sto io, vivono dove sto io, devono pagare di più? E Napoli invece, come sapete, ora Parma, Milano hanno qualcosa come 40-50 volte gli incidenti di Napoli. Ma quel danno non viene territorializzato. Cioè, allora tutti quanti devono pagare? No, questo succede solo al sud. Quindi, come vedete, rompendo quei criteri, incredibilmente tu puoi andare a costruire quell'unità d'Italia che non è mai stata fatta, e se non la vuoi fare, sai che c'è peggio per te, perché per quella idea della doppia velocità io vado e tu fai quello che vuoi. Di fare qualche, rivolgere qualche domanda a Pino Aprile, che appunto deve ricevere un premio tra qualche minuto in collegamento da Santa Maria di Leuca, quindi approfitterei di questi minuti finali per magari firmare qualche copia del libro. Okay. Ah, ma dobbiamo andare a Santa Maria di Leuca? Sì. Ah, quindi non lo faccio di più il collegamento? No. Mi sta bene, così imparo ad essere più conciso. Bene, grazie. Grazie a tutti. Appunto, grazie a voi.